Buongiorno a tutti, bentrovati anche oggi, ultimo appuntamento con i PianoLink Portraits. Good morning everyone and welcome back. Giungono oggi al termine gli appuntamenti quotidiani con i concorrenti del PianoLink International Amateur Competition 2021. Alle 6:30 ora italiana abbiamo trasmesso tutti i giorni live streaming sulla pagina Facebook di PianoLink. E contemporaneamente sul canale YouTube del concorso le performance di due concorrenti ogni giorno diversi. E nell'appuntamento di oggi ascolteremo invece tre concorrenti. Today marks the end of the daily appointments for the competitors in the PianoLink International Amateurs Competition 2021. Every day at 6:30 p.m. Italian time, we have been simultaneously live streaming on both PianoLink's Facebook page and on the competition's YouTube channel, the performances of two different competitors. And today we are about to listen to the last three competitors. Iscrivetevi ancora al canale YouTube del concorso, guardate tutti i video, condivideteli sui vostri social e soprattutto votate il video che più preferite. Avete ancora parecchio tempo per votare fino a maggio del 2022. Il video che otterrà più like su YouTube si aggiudicherà il premio del pubblico. Andiamo quindi a conoscere i protagonisti di questo ultimo appuntamento. Si tratta di Ewa Sukowierska, polacca della categoria A, V di Fraser Wood, inglese della categoria B, e infine di Utako Tanigawa, giapponese, categoria ancora A. Subscribe to the contest YouTube channel, watch all the videos, share them on your social networks, and above all, vote for the video you prefer. The video that will get the most like on YouTube will win the audience prize. Let's meet the three competitors of today. They are Ewa Sukowierska from Poland in category A, then Fraser Wood from the United Kingdom in category B, graduate, and Utako Tanigawa from Japan, category A. Ewa Sukowierska is an amateur pianist since about 11 years. She is a specialist in internal medicine, nephrology, dialysis therapy, ongoing specialization in clinical transplantology. She's working in University Hospital in Bialystok. She plays the piano, loves classical music, and also sings in a choir, which specializes in sacred music, motets, and madrigals. Ewa Sukowierska è una pianista per passione da circa 11 anni, specializzata in medicina interna, nefrologia, dialisi, con una specializzazione in corso in trapiantologia clinica. Lavora nell'ospedale universitario di Bialystok. Suona il pianoforte, ama la musica classica, canta in un coro, musica sacra, mottetti e madrigali. My name is Ewa Sukowierska, I'm from Poland. What we're going to do is for PianoLink competition. I will play Johann Sebastian Bach, Clavichord, English Suite number 3, and Chopin Mazurka, Opus 17, number 4. Thank you.
Ed è giunto il momento di conoscere Fraser Wood. Ha studiato pianoforte a scuola in Inghilterra con vari insegnanti e ha anche suonato clarinetto e sassofono. Dopo aver terminato gli studi, ha smesso di suonare, ma ha ripreso il pianoforte con entusiasmo a 30 anni. Come pianista non professionista, la musica è una meravigliosa fuga dalla routine quotidiana, un momento di pura beatitudine. È un privilegio suonare alcune delle più grandi musiche mai scritte. E il fatto che ci siano interpreti migliori di noi è un'ispirazione per migliorare costantemente. Fraser Wood studied piano at school in England with various teachers and also played clarinet and saxophone. After leaving school, he stopped playing music but took up the piano again with enthusiasm in his 30s. As a non-professional pianist, music is a wonderful escape from the daily grind and a moment of pure bliss. It is a privilege to attempt to play some of the greatest music ever written, and the fact that there are performers better than oneself is an inspiration to constantly improve. Fraser Wood for PianoLink 2021. Thank you.
Utako Tanigawa started playing the piano at the age of 3. She enjoyed researching the computer science fields and earned multiple degrees, including a PhD in computer information systems and postdoctoral study in management science and engineering. About 10 years ago, her life had a dramatic turn due to a life-threatening illness. Her love of music returned, and music provided a tangible lifeline. Today, music continues to play a key soothing and healing role. After moving to Georgia, Utako created a non-profit organization to share the joy of classical music with others. Utako Tanigawa ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 3 anni. Ha condotto ricerca nei campi dell'informatica e ha conseguito diverse lauree, tra cui il dottorato in sistemi informativi e scienza della gestione e ingegneria. Circa 10 anni fa la sua vita ha avuto una svolta drammatica a causa di una brutta malattia. Ma il suo amore per la musica è tornato e la musica ha fornito un'ancora di salvezza tangibile. Oggi la musica continua a giocare un ruolo fondamentale di sollievo e di guarigione. Dopo essersi trasferita in Georgia, Utako ha creato un'organizzazione no profit per condividere la gioia della musica classica con gli altri. Piano Link 2021. My name is Utako Tanigawa. Thank you.